questo cammino insieme. Ci siamo sentiti tutti più giovani di 30 anni in meno, no? Perché rivedendo i presepi abbiamo ritrovato il gusto di essere piccoli noi. E ricordate che nel Vangelo c'è scritto che se vogliamo diventare grandi, dobbiamo fare i piccoli. E quindi credo che l'invito è davvero a saper vedere le cose con gli occhi del cuore, come fanno i bambini. I bambini non rovinano le cose come le roviniamo noi. Con semplicità le guardano e le vivono. E il bello del Natale è che diventando piccoli restiamo piccoli. E che in questo momento, che per noi è stato un momento d'amicizia, di pace, di fraternità, che dite, diciamo una preghiera, qua c'è un Gesù bambino che dorme e lui ci aiuta a far arrivare le preghiere lassù, per quei luoghi dove c'è la guerra, dove ci sono dei bambini che purtroppo non hanno la stessa pace, la stessa accoglienza che sta avendo questo Gesù bambino. Pensiamo a tutta quella gente che attraverso il mare e tante mamme devono gettare nell'acqua fredda il bambino morto sulla barca appena nato. Ecco, perché per tutti ci possa essere la serenità che abbiamo goduto in questa serata e la gioia di alzare lo sguardo e di vedere tanti volti amici. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.